L'ansia è una specie di roba che ti cresce nella testa, è tipo l'aria per il pallone, che il pallone in sé è un sottilissimo strato di plastica, però più aria ci butti dentro, più il pallone cresce. Io ho l'ansia. Mi sento tipo una cosa che mi cresce nel petto e mi toglie il respiro. Leggo sull'enciclopedia medica online che questa sensazione, se associata a un dolore al braccio sinistro, potrebbe essere sintomo dell'infarto. Vabbè, dico, però il dolore al braccio sinistro non è poi così forte. Però leggo sull'enciclopedia medica online che il dolore non deve essere lancinante, basta che sia persistente. Effettivamente il mio non è forte, ma persiste. C'ho l'ansia. Ma vedrai che c'ho pure l'infarto. Così monto in macchina, sono le 2 di notte, vado al pronto soccorso, perché poi l'ansia riprende sempre quando stai da solo alle 2 di notte, mai alle 3 del pomeriggio davanti alla farmacia. Sempre quando stai da solo o possibilmente con qualcuno che ti fa crescere l'ansia. E alzi la mano chi non si è sentito così come Ascanio Celestini almeno una volta nella vita. Sono infatti 2,5 milioni gli italiani che soffrono di ansia, o meglio del disturbo d'ansia generalizzato, che porta con sé panico, stress, insonnia. A volte basta davvero poco, un contrasto sul lavoro o in famiglia, un no detto senza motivi specifici, oppure un dover affrontare all'improvviso un problema. E così ci si attacca alla compressa, alla pasticchetta, alla boccetta che si ha in borsa o da qualche altra parte, nel cassetto del bagno o della scrivania. Molti si curano con le terapie fai da te, magari trovate sul web. Sebastiano Raspina, buongiorno. Buongiorno. A lungo ha sofferto di attacchi di panico e oggi, neanche a farla apposta, il presidente della Lega Italiana attacchi di panico. Quante volte le è capitato? Ma questa è una giornata tipo del disturbo d'ansia e di panico, proprio. Mi ha fatto ricordare proprio la prima volta che sono andato al pronto soccorso e ho cominciato a capire che stavo morendo. Quindi quel trauma là mi ha segnato per tanto tempo. Ironicamente la persona che vive d'ansia non è così reattiva come ha fatto capire Ascanio. Siamo abbastanza angosciati. C'è proprio un soffocamento, c'è questa mancanza di respiro. In associazione infatti noi facciamo degli incontri per cominciare a respirare meglio, perché respirare meglio comincia a far gestire tutta la sintomatologia comunque. Ma diciamo che poi il respiro è la parte finale, a monte probabilmente c'è qualcosa di carattere psicologico. Stefano Pieri, buongiorno. Psicologo, psicoterapeuta. Allora, probabilmente c'è qualcosa a monte, cosa? Perché ci sono tanti altri disturbi prima. Ma sì, l'ansia è sicuramente generalizzata, è determinata da fattori biochimici, ma insomma essenzialmente comportamentali. Ci sono delle radici che sono legate alla storia del soggetto. Quindi bambini, poi ci sono delle ansie che sono giustificate. Cioè, un bambino piccolo è un bambino che non cresciuto, un bambino che non conosce il rapporto con la realtà e che quindi deve sperimentarlo. Per gli adulti, ad esempio, magari hanno degli attacchi di panico in aereo, si sentono mancare l'aria, poi ecco, io dividerei gli attacchi di panico, sono una cosa molto più complessa, insomma, l'ansia generalizzata, perché insomma sicuramente sull'attacco di panico bisogna intervenire psicofarmacologicamente. Io psicologo, psicoterapeuta, posso intervenire su disturbi d'ansia che però non coinvolgono assolutamente il corpo, il fisico, insomma lì dove ci sono delle non generalizzazioni ma ci sono dei disturbi specifici molto ben organizzati. Insomma, da un punto di vista medico bisogna intervenire. Ma c'è una tipologia di persone a rischio di attacchi di ansia? Non so, ne soffrono di più gli uomini o le donne? Le donne sicuramente sì. Adesso è anche vero che le donne, per esempio, sono quelle che fanno più un lavoro psicologico, psicoterapico, no? Si rivolgono di più allo psicoterapico, hanno una sensibilità maggiore. Hanno una complessità maggiore, sembra che ci siano anche dei fattori di carattere ormonale per ciò che riguarda insomma la dimensione femminile, no? E la manifestazione di questo disturbo nella donna, però è probabile anche che ci sia, insomma c'è una dimensione filogenetica, c'è una storia che comunque poi crea una genesi. Alla Spina pure, una domanda da $1,000,000. Quanto dura una psicoterapia? Poi magari non tutti magari conoscono anche la psicoterapia intensiva dinamica breve o quant'altro. Insomma, Stefano Pieri. Ma insomma, Freud insomma, pensava che 10 anni non bastassero, però... Ci abbiamo un minuto, no, lo dico Stefano, sì, ci abbiamo sì, un sì. Minuto. Ecco, però si usa solitamente, insomma, per l'ansia, adesso stiamo parlando d'ansia, con un tipo di psicoterapie comportamentali, di carattere cognitivista comportamentale. Quante sedute? Perché magari c'è qualcuno che deve quest'estate andare in vacanza, prendere l'aereo, già sta male ancora. Ma ecco, non possiamo veramente classificare.
c'è da fare un percorso che comunque può durare almeno un anno o due anni, insomma, da un anno a due anni, ma insomma, voglio dire, l'intervento cognitivista, di carattere cognitivista, dura molto meno rispetto a quello psicanalitico. Non c'è bisogno di fare un lavoro psicanalitico per ciò che riguarda il disturbo d'ansia. I gruppi di automuto aiuto accelerano la ripresa. Perché come gli alcolisti nel ciao sono. Sì, però poi... c'è questo confronto e questa condivisione dell'esperienza che insieme alla terapia psicologica e quella farmacologica. Senta, noi ci dobbiamo salutare. Prima ha detto una cosa molto bella quando eravamo dietro le quinte e stavamo chiacchierando, cioè capire che quando c'è l'attacco di ansia poi alla fine non succede niente. Ecco. L'importante è questo, cioè capire che quel sintomo è soltanto una rappresentazione dell'emozione. 30 che tu secondi di follia, sì. E poi dopo. Bene, grazie a Sebastiano Lespina, Stefano Bieri, al dottor Carpiniello.